Ieri ci sei sfuggito, non ci hai considerato, sei scappato quando abbiamo fatto il nostro tour allo Stand Polini. Denis Polini, ciao Denis. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Super impegnato, l'abbiamo portato via, lo stand è super super affollato, super affollato. Denis, allora, cosa succede nel 2023? Calendario già fatto? Calendario già fatto, abbiamo solo un paio di dubbi, però ormai è già fatto. Dobbiamo solo vedere con le prove libere alcune cosettine da mettere a posto con i circuiti, per il resto siamo a posto, siamo pronti per partire. Abbiamo messo una gara al mese, quindi tutti belli tranquilli, possiamo lavorare sereni, rilassati e sereni, quindi tutti con tranquillità. Le categorie le abbiamo confermate tutte, abbiamo però... potremmo mettere qualcosa di nuovo, vi faremo sapere in un futuro. Comunque le categorie che sono state quest'anno saranno riconfermate l'anno prossimo. Ok, senti, invece a livello tecnico su cosa vi state concentrando? Per i mezzi che vediamo qua inquadrato, questo è quello di Matteo, giusto? Questo è quello di Matteo, per i mezzi sicuramente, sempre gli stessi mezzi, riconfermiamo gli stessi piloti per quanto ci riguarda, quindi continuiamo con i nostri vecchietti. Ma le magie del reparto corse dove vi state concentrando? Reparto corse, le magie, stiamo vedendo di recuperare alcuni gap che ci mancano per quanto riguarda sul 70, che siamo un po' carenti, e comunque abbiamo dei grandissimi team con, che ci danno una mano per quanto riguarda Martin, con gli sloveni o altre cose, che stiamo lavorando costantemente. Benissimo, allora Denis, appena sarà in pista con i test veniamo a seguirvi, perché vogliamo seguirvi molto, molto attentamente. Un saluto a Marco Guardini, vi saluta, ciao ragazzi, ciao, ciao. Grazie Denis, buon lavoro, ci vediamo ai test invernali, ciao!